Serie B-Win, tutti i colori della passione. 14esima giornata della Serie B-Win che ha il Garilli di Piacenza, vede i biancorossi di Madonna affrontare il Novara di Tesser. Padroni di casa per dare continuità a un ottimo periodo, ospiti per riprendere slancio nella corsa alla Serie A. Dirige Giancola, assistenti Bagnoli e Marrazzo davanti a una buona affluenza di pubblico sugli spalti. Al Garilli c'è la capolista. E allora cominciano subito forte gli emiliani dopo soli 60 secondi di gioco con Daniele Cacia, che si fa subito vedere con un colpo di testa dalle parti di Uicani, che blocca però facilmente. Al quinto, Guzman ruba palla a centrocampo, c'è la ripartenza, due compagni sugli esterni ma fa tutto da solo e allora ci prova con il sinistro, facile per Uicani. 17esimo, tutto in 30 secondi, Graffiedi scatta sul filo del fuorigioco, uno contro uno con il portiere avversario, spara addosso però a Uicani. Dall'altra parte, stessa azione, è Bertani a dare a Rubino nel corridoio, anche qui uno contro uno e un super Cassano, salva il risultato. 20esimo, il ritmo è alto, Guzman lancia lungo a cercare Cacia, destro al volo, a lato. E allora 21esimo, tocca al Novara con Rubino che controlla bene in area sul cross dalla sinistra, il destro alto. Che 0-0 al Garilli, le azioni fioccano, il gol è nell'aria. 27esimo, Gemiti crossa dalla sinistra, pallone che taglia l'aria e Marianini sul secondo palo c'è. Piacenza 0, Novara 1, primo gol in questo campionato per Francesco Marianini, ma che partita nella prima mezz'ora. Andiamo a rivedere il gol del numero 18 del Novara. 32esimo, piemontesi che provano a legittimare il vantaggio. Allora è Rubino in questo caso a cercare Bertani, sinistro al volo. Difficile, azione fotocopia rispetto a quella di Cacia di 10 minuti prima. 36esimo, Scavone sulla sinistra, cross intercettato da May con il braccio e calcio di rigore più che generoso concesso da Giancola. Sul pallone Bertani che cerca il gol numero 10 in questo campionato, destro e super Cassano dice no. Risultato non cambia, Piacenza 0, Novara 1. Ripresa, ancora il Piacenza in avanti con Cacia che in contropiede riesce a servire Graffiedi libero sulla sinistra. E allora andiamo a vedere il mancino del numero 20 biancorosso che si infila alle spalle di Uicani. Piacenza 1, Novara 1, pari e patta al Garilli, il gol di Mattia Graffiedi dopo soli 2 minuti nel secondo tempo. Piemontesi che si fanno rimontare per la terza volta in 3 partite dopo quelle con l'Ascoli e l'Empoli. 60esimo, Bertani sulla sinistra, punta con te, cambia passo, il destro a lato. 67esimo, è Piccolo a trovare il varco per Cacia che riesce a incunearsi tra le maglie della difesa, destro deviato in angolo da Ludi. 73esimo, dall'altra parte Gonzales a cambiare il ritmo alla partita, poggia per Bertani, sinistro di quest'ultimo, ancora alto, non c'è soluzione di continuità. 78esimo, sul corner dalla sinistra, questa volta è Cacia a colpire di testa, Gemiti salva sulla linea. 80esimo, punizione Novara, c'è Gonzales sul pallone, suo sinistro, risponde Cassano. 82esimo, respinta corta della difesa piacentina, Drasek in controbalzo, fuori di un niente. 89esimo, ancora Novara con Gonzales che si invola sulla destra, il cross al centro per Bertani che tutto solo schiaccia di testa alle spalle di Cassano. Piacenza 1, Novara 2 al Garilli, decimo gol in campionato per Cristian Bertani, la capolista è tornata, il tempo è scaduto, finisce infatti così dopo 3 minuti di recupero col Novara corsaro a Piacenza. Splendida partita al Garilli che rilancia l'11 di Tesser. Per i piemontesi il prossimo ostacolo è proprio la Regina, seconda in classifica.